Buonasera a tutti, di nuovo siamo alla terza parte della nostra maratona Gender Emergency. Siamo in attesa della professoressa Francesca Bettio. Io colgo l'occasione, forse ci vorrà qualche minuto per il collegamento, per ricordarvi che ogni giorno alle 18 sul profilo di Usiena Campus, la compagnia teatrale Prometeo Scatenato sta curando una rubrica in cui vengono fatte delle letture su alcuni classici della storia della letteratura, e quindi vi invito caldamente a seguirli. Questo loro sforzo, anche durante Pasqua ci hanno allietato con le loro letture, un video a settimana di un'opera, scusate, un video al giorno per 2 settimane, stiamo entrando nella seconda settimana. Vi ricordo inoltre che sempre su IGTV di Usiena Campus sono disponibili alcuni mini video degli scorsi Virtual Studium, e quindi potete rivedere alcuni spezzoni degli scorsi interventi nel caso ve lo foste persi. Scusate, stiamo cercando di collegarci con la professoressa Bettio. Vi ricordo anche che tutti i suggerimenti di lettura dati alla fine di Virtual Studium si trovano in una storia in evidenza dedicata sempre sul profilo di Usiena Campus. Dunque, vedo che state accorrendo, spero di farvi compagnia ancora per un po'. Nel frattempo vi ricordo che potete porre le domande nella sezione commenti e mi servirebbe la vostra collaborazione nel caso ci dovessero essere problemi di collegamento audio-video. Fatecelo sapere con un commentino: non vi sentiamo, vi sentiamo, qualcosa del genere. Dunque, penso che ci dovremmo essere, non lo so, controlliamo. Ok. Riusciamo a collegarci. Sto aspettando. Eccola, terza ospite di questa maratona, professoressa Francesca Bettio, benvenuta. La professoressa Bettio è professore ordinario di politica economica presso il nostro Ateneo. I suoi interessi di ricerca comprendono il lavoro femminile, differenze salariali, di reddito o di discriminazione, l'economia del lavoro di cura e la dimensione economica della violenza di genere. Oltre al suo lavoro accademico, collabora anche con la redazione del portale In Genere, che ha contribuito a fondare e che vi invito a visitare anche attraverso le loro pagine social www.ingenere.it. Allora, oggi lei ci parla dei numeri della violenza. In primo luogo le chiederei di inquadrarci di che tipo di violenza stiamo parlando e in che modo poi vengono raccolti questi numeri. Dunque, innanzitutto non vorrei spaventare, darò pochi numeri. E comunque è essenziale, quando si danno i numeri della violenza, come qualsiasi altro numero, precisare. Allora, nel caso della violenza, diciamo che la mente corre subito a quella più terribile, quella che conosciamo tutti, il cosiddetto, in particolare la violenza sulle donne, il cosiddetto femminicidio. I numeri lì sono abbastanza conosciuti perché i giornali ne parlano spesso, e gli ultimi disponibili, quantomeno quelli quasi comparabili a livello europeo, non sono veramente comparabili, sono circa 140 femminicidi l'anno, che diciamo non è un numero basso. Qualcuno si può chiedere, ma si parla sempre di violenza sulle donne. Le donne a loro volta non usano violenza contro i maschi o contro altri. I bambini, per esempio. Allora,
ci sono, diciamo, ci sono meno studi, semplicemente perché i numeri sono molto più bassi. Ed ho solo un numero per quanto riguarda in particolare, diciamo, il corrispettivo dei femminicidi però perpetrati dalle donne, o sugli uomini o su altre donne. E su base annua sono circa 45 l'ultimo dato disponibile. E da questo si vede una grande sproporzione per quanto riguarda la violenza, ma la sproporzione aumenta molto di più per quello che riguarda la cosiddetta violenza sui vivi o sulle vive. E qui i numeri si fanno davvero grandi, cioè qui si parla di milioni per quanto riguarda l'Italia. Li darò semplicemente in percentuale. Allora, che tipo di violenza? Abbiamo detto il femminicidio, che è il più grave. E di quello ho parlato e non parlerò più. E ora parlerò di violenza, diciamo che sulle persone che di tale violenza non sono morte, quindi in particolare sulle donne e sulle donne vive. Si distinguono generalmente, diciamo, quattro tipi di violenza: fisica, sessuale, psicologica e poi le cosiddette molestie sessuali. Allora, guardiamo brevemente i numeri, per esempio per quella fisica e sessuale, mettiamole insieme. Qui quando si chiede a una donna, poi vedremo come, quali e quanti episodi di violenza ha avuto, è importante il periodo di riferimento, perché è importante la memoria della persona, cioè se si fa riferimento per esempio agli ultimi 12 mesi, chiaramente la memoria è molto più chiara, molto più fresca, molto più affidabile che quando si chiede per esempio se hai subito un episodio di violenza da quando avevi per esempio 15 anni, no? Ecco, se si fa riferimento quindi agli ultimi 12 mesi, a partire dall'intervista, naturalmente i 12 mesi precedenti, intendo, allora in Italia il 7% delle donne ha subito violenza fisica, almeno un atto di violenza fisica o sessuale. La percentuale in Europa è leggermente superiore, è l'8%. Qui si parla di aver subito almeno un atto, qualunque sia, di violenza o fisica o sessuale. Ora, vorrei soltanto porre l'attenzione su questo. Quando dico il 7%, le donne in Italia sono un po' più di 30 milioni, quindi si parla più di 5 milioni di donne che hanno subito questo negli ultimi mesi. Quindi si parla di numeri enormi, grandi. Se poi si chiede chi ha subito violenza negli ultimi 15 anni, le percentuali salgono di molto, ma credo che bastino quelle sugli ultimi 12 mesi per rendersi conto che il fenomeno è grosso. Ho parlato finora dei numeri della violenza fisica e sessuale, che verrebbe da dire, ma poi non è sempre detto, per fortuna è più bassa di quella psicologica. L'incidenza della violenza psicologica è il 25%, sempre negli ultimi 12 mesi, per le donne italiane, un po' più alta di nuovo, per in media europea è il 33%. Ok? Delle molestie magari parleremo in seguito. I numeri sono intermedi fra la violenza fisica e sessuale e quella psicologica, cioè sono alti. Okay? Allora, come viene rilevata, diciamo, come si fa un'indagine sulla violenza? Come si fa a chiedere? A quali persone si chiedono? In quali circostanze? E soprattutto, come si fa a fidarsi dei numeri? Perché questo è il problema. Allora, io qui farò riferimento all'ultima indagine. L'ultima in ordine di tempo è anche la più importante, che è stata condotta in Europa, perché in ambito europeo è sicuramente l'esempio migliore di indagine che c'è stata finora. La ripeteranno.
Questa è stata condotta nel 2016 da un'istituzione che si chiama European Agency of Fundamental Rights ed è nota come FRA. È una delle istituzioni europee che appunto ha condotto questa indagine. Allora, come hanno fatto? Dunque, innanzitutto è importante dire che per condurre un'indagine sulla violenza che abbia dei numeri credibili, bisogna fare come si fa per altre indagini scientifiche, ovvero selezionare un campione cosiddetto casuale. Okay? Non entro nei particolari, ma è la selezione di un campione che fa sì che poi i risultati siano rappresentativi della popolazione, in sostanza, come quando fanno i sondaggi, diciamo, dovrebbero farli in quel modo almeno, e come quando si fanno qualsiasi altro tipo di indagine a livello scientifico. Nel caso della rilevazione della violenza, in realtà le indagini, cioè o l'indagine, è molto più delicata. E infatti questa in particolare, a cui mi riferisco, è stata fatta faccia a faccia, quindi è stata fatta di facciata, non per telefono, è stata condotta da sole donne. Le donne intervistatrici non solo dovevano avere almeno 3 mesi di esperienza di fare un certo tipo di indagini, quelle appunto casuali, ma hanno ricevuto una formazione specifica per poter condurre questa intervista. Poi sono state selezionate appunto delle donne casualmente, come prendere delle palline dall'urna, sono state estratte dalla popolazione, gli è stato chiesto se consentivano a rispondere e hanno scelto dove rispondere, se a casa o in un posto di loro scelta. Questo perché? Per ovvie ragioni, naturalmente, no? Quindi questa è grosso modo la metodologia di questa indagine, e le indagini, tra virgolette, serie, devono avere metodologie, diciamo, in qualche modo comparabili. Poi l'ultimo atto di chiedere, di indagare, diciamo, se c'è stata violenza o no per una particolare persona, è appunto quali domande porgli e come. Allora, da ormai, diciamo, studi consolidati nel tempo, si sa che è meglio dividere le domande per tipo di violenza, quindi un certo tipo di domande, una batteria di domande riguarderà quella fisica, un'altra batteria quella sessuale, un'altra quella psicologica e così via. E non si chiede mai, non si va direttamente, dice, hai subito violenza fisica, non significa nulla, la risposta non significherebbe assolutamente nulla, non sarebbe affidabile. Ma si chiede alla persona se appunto negli ultimi 12 mesi ha subito un certo atto di violenza. E qui faccio l'esempio, per esempio, per la violenza fisica, una delle domande, mi riferisco sempre a questa indagine per coerenza, è: sei stata schiaffeggiata? È una, diciamo, degli atti meno gravi di violenza fisica. Oppure ti ha afferrata per i capelli e trascinata per i capelli? Oppure ti ha lanciato un oggetto pesante contro? Ti ha bruciato con qualcosa di appunto che poteva bruciare? E così via. Questi sono i tipi di domande per la fisica. Ovviamente sono diverse quella per la sessuale. Tra le meno gravi, hai acconsentito all'attività sessuale perché avevi paura di ciò che ti sarebbe accaduto se avessi rifiutato? Questa è la più generale. E poi naturalmente ci sono quelle più specifiche che si riferiscono a forme un pochino più pesanti, diciamo, di violenza sessuale. Quanto alla psicologica, tanto per dare un'idea, ti ha sminuita, questo si riferisce a chi l'ha fatto, naturalmente può essere il partner, può essere un'altra persona, ti ha sminuita o umiliata davanti ad altre persone? Ha cercato di impedirti di vedere i tuoi amici?
Ha minacciato di ferire i bambini? Ho fatto tre tipi diverse di domande, ce ne sono ovviamente molte altre. Le persone rispondono a sì o no a ognuna di queste domande, dopodiché viene anche indagata la frequenza, quante volte è capitato in un periodo, per esempio, definito della settimana o dell'anno, eccetera, eccetera. E poi, a seconda delle indagini, questa l'ha chiesta, chiedeva appunto alle intervistate, fra gli atti più gravi di violenza che ci hai riportato, quali sono i danni che ti ha causato, sia psicologici che fisici, che il fatto che, per esempio, sei stata male per dei giorni e non hai potuto andare a lavoro e così via. Quindi io mi fermerei qui per descrivere come viene fatta un'indagine, se hai delle domande chiedilo naturalmente. Certo, io vorrei ricordare, dato che lei l'ha indicata a me, che sia il questionario sia poi la metodologia tecnica usata è consultabile e scaricabile in PDF sul sito appunto del FRA. Io per esempio prima di questa intervista ho sbirciato un po' tra le domande perché insomma volevo essere preparata e poi volevo sapere un po' in che modo venivano poste. Quindi se voi condividete la mia stessa curiosità vi invito a scaricarlo dal sito del FRA. E dunque, una volta raccolti i dati con le modalità che ci ha detto, in che modo sono poi elaborate queste informazioni? Allora, chiaramente ci sono molti modi di elaborarle, ma la prima cosa che bisogna fare, e per esempio l'ha fatta in questo caso l'agenzia stessa, il rapporto che potete trovare sul sito ha fatto questa cosa che sto per raccontare. La cosa che sto per raccontare è che c'è la misura più semplice e più frequente che si usa per, diciamo, elaborare questi dati e per dare un indice sintetico della violenza, è la cosiddetta prevalenza, cioè sono i numeri che vi ho dato prima, ovvero c'è il record, supponiamo siano 10 donne, no? 5 hanno risposto, sto parlando per esempio della violenza fisica, 5 hanno risposto di non avere mai subito negli ultimi 12 mesi, 5 hanno risposto di avere subito almeno un atto, può essere un episodio di schiaffeggiamento che appunto ricordano, può essere una cosa più grave, purché sia uno. Come vengono elaborate queste informazioni? Allora, in questo campione di 10, il 50% risulterebbe avere subito violenza fisica, perché sono 5 donne su 10 che hanno denunciato almeno una volta e almeno un atto di violenza fisica. E ovviamente questo vale anche per tutte le altre violenze. Ah, questa si chiama, perché è stato preso a prestito un po' il termine, diciamo, dal vocabolario medico, invece di chiamarsi incidenza percentuale, come molto spesso siamo abituati, no? Si chiama prevalenza, ma è esattamente questo. Il problema è che è una misura molto semplice. Intanto mi fermo, hai delle domande su questo? Perché altrimenti passo a misure più complicate. No, prego, la lascio andare libera senza domande. D'accordo. Allora, dall'esempio che ho fatto, spero sia chiaro che se ci si limita a, diciamo, contare, no, la percentuale di, in questo caso, donne che hanno subito almeno una volta almeno un atto di violenza, si trascurano due altre dimensioni fondamentali, che è quante volte, e in più non si considera la gravità, cioè si dà lo stesso peso, vengono trattate in modo uguali, vengono contate allo stesso modo, viene contato allo stesso modo una persona che sia stata, per esempio, picchiata con un oggetto pesante, okay, e una persona che sia stata solamente schiaffeggiata. Quindi viene trascurata la dimensione della gravità della violenza.
D'accordo? Inoltre, la dimensione della frequenza. Se si usa soltanto questa misura che si chiama prevalenza, che però è assolutamente la più usata. Ed è talmente vero che è la più usata che questo ha dato origine a, almeno secondo me e altri ricercatori che poi menzionerò, ha adito a credere che ci sia un paradosso che in realtà poi si rivela falso. Allora, qual è il paradosso? Se si prende questa indagine, i dati di questa indagine, quindi di un'indagine della più serie che abbiamo, diciamo, e della più recente, no? E si usa come misura della violenza sulle donne la semplice incidenza percentuale, risulta che i paesi scandinavi, in particolare, hanno la incidenza percentuale, quindi la prevalenza più alta, non sistematicamente di tutti i tipi di violenza, ma in generale questo è vero. Insomma, è come se le donne scandinave, danesi, norvegesi, finlandesi, eccetera, eccetera, fossero esposte alla violenza, in particolare alla violenza del loro partner, più di quanto lo fossero, che ne so, le italiane, le polacche, le spagnole, eccetera, eccetera. E questo è stato chiamato paradosso nordico perché sembrava un po' controintuitivo. Uno si aspettava, no, laddove le donne sono emancipate, la violenza un po' deve calare. Quindi per questo è stato chiamato paradosso nordico, no? E i dati effettivamente lo confermano. Ci sono articoli, scientifici pubblicati su riviste molto prestigiose che hanno sostenuto questo paradosso nordico. E questo è stato un imbarazzo in sede politica. Quando io lavoravo per la Comunità Europea ed erano appena usciti questi dati, c'era per esempio un imbarazzo perché, per esempio, la Polonia usciva molto bene, no? Da questo confronto con gli altri paesi. E a questo punto un primo ministro polacco aveva detto: violenza sulle donne è un problema di altri paesi, non è un problema nostro. Ora, il problema è che l'Italia poteva dire lo stesso, perché l'Italia non esce affatto male da questa misura. Tanto è vero che quando ho snocciolato i numeri prima, ci ho sempre tenuto a precisare che l'Italia era un po' sotto la media europea, no? Allora, qual è il problema? Il problema è appunto quello che ho detto. Questa è una misura molto parziale. Se si fanno i conti un po' meglio, le cose cambiano. Ecco, allora, se mi posso permettere, ma mi devo permettere perché questo abbiamo fatto e quindi non certo, posso fare altro. Importante lavoro. Adesso dimmi. Scusi, forse siamo un po' in ritardo. Volevo dire che lei ha a questo proposito svolto un importante lavoro con un'equipe tutta senese. Sì, allora, con dei colleghi senesi, allora, un collega si chiama Gianni Becchi ed è uno statistico che è nel mio stesso dipartimento, l'altra collega invece è la professoressa Ticci che lavora invece a scienze politiche. Con questi colleghi ci siamo posti il problema e abbiamo detto: qui bisogna raffinare la misura, perché non si può tenere fuori gravità e frequenza dalla misurazione della violenza. L'abbiamo fatto con un metodo su cui ora non mi dilungo, si chiama FASI, è anche un metodo che viene applicato per esempio alla misurazione della povertà. Quindi abbiamo semplicemente adattato un metodo già esistente alla misurazione della violenza, ovviamente con tutte le varianti necessarie, e abbiamo costruito un indice sintetico che tiene conto della prevalenza, della frequenza, della gravità. Quando si rimisura la violenza usando questo indice, il paradosso nordico scompare. Che cosa abbiamo fatto in particolare? Abbiamo
guardato se c'è un'associazione tra la nostra misura della violenza, quella diciamo più completa, e un indice molto noto, molto autorevole di eguaglianza di genere, quindi una qualche misura della parità, no? Che è elaborato da un altro istituto, un istituto europeo, e che noi abbiamo semplicemente adottato, l'abbiamo usato. Okay? Ovviamente questo indice è tale per cui l'Italia non risulta troppo bene, mentre risultano verso la cima della classifica i soliti paesi scandinavi e va bene. Questo lo conosciamo, quindi l'indice conferma quello che sappiamo grosso modo sull'emancipazione femminile e dove in qualche modo è più forte, no? Bene, abbiamo guardato, allora, i paesi dove l'emancipazione è più forte sono quelli che registrano tassi di violenza più bassi o più alti? Usando il nostro indice, tendono a registrare valori più bassi. Questo non significa che ogni singolo paese scandinavo faccia questo. In media, il paradosso cosiddetto scandinavo scompare. Mentre invece, per esempio, l'Italia comincia ad essere un pochino meno gloriosamente piazzata, diciamo così, per quanto riguarda per esempio in particolare la violenza fisica e i primi posti. Ok? In sostanza, quello che abbiamo cercato di dimostrare è che, diciamo, l'intuizione che il paradosso sembrava contrastare in realtà ha qualcosa di vero. Almeno per quanto riguarda la violenza cosiddetta domestica, quella che avviene entro le mura familiari, cioè quella di cui è responsabile il cosiddetto partner della coppia, maschile naturalmente. Okay? Ora mi fermerei qua con quello che si fa con i dati della violenza. Si possono appunto fare diverse cose, quello che io e i miei coautori raccomanderemmo è, ok, qualunque misura si usi, è una misura che deve essere completa, altrimenti i risultati possono essere non solo controintuitivi ma distorti, possono dare dei risultati che non hanno tanto senso, ok? Però per raggiungere questo è che si possa semplicemente contare, no? Intervistare così. È importante sottolineare che c'è un lavoro scientifico dietro, come per qualsiasi altro fenomeno o fisico o sociale. Può essere addirittura un pochino più costoso, un pochino più delicato, però ci deve essere lo stesso rigore per poter prendere sul serio i risultati di queste indagini sulla violenza. Allora, fino ad adesso abbiamo parlato di un tipo specifico di violenza, e cioè quello confinato all'interno della sfera domestica, indagato appunto dal FRA. Cosa accade invece sul posto di lavoro o in un qualsiasi luogo pubblico? In che modo può essere valutata l'estensività di un fenomeno quali quello delle molestie, come aveva anticipato prima? Ok, allora, innanzitutto, l'indagine FRA non si limita a registrare la violenza dal partner. Registra la violenza fisica, sessuale e psicologica sia dal partner che da chiunque altro. Soltanto distingue. Okay. E quando ho parlato di violenza domestica, ho parlato di questa perché è stata la violenza più studiata e in assoluto la più diffusa. E quindi in qualche maniera è la cosa da studiare, però con i dati, per esempio, no, con questi miei collaboratori, noi abbiamo guardato i dati anche incorporando la violenza da terzi e non solo dal partner. Il risultato a cui mi riferivo prima riguarda la violenza da partner, ok? Ed è importante
contrastarlo non tanto con la violenza fisica, sessuale, psicologica da non partner, per esempio da un vicino di casa o da un parente o da qualcuno che passa per la strada, no? Perché lì i risultati sono un pochino, come dire, innanzitutto è meno diffusa, molto meno diffusa, e poi i risultati sono più ambigui. Mentre quello che fa riflettere e che esce da, appunto da, dalla ricerca che abbiamo fatto, sempre basata sui dati FRA, è quello che appunto riguarda le cosiddette molestie sessuali. Allora, come si misurano? Beh, innanzitutto nella stessa maniera in cui si misurano le violenze sessuali, la violenza sessuale, fisica o altro. E le domande, per esempio, possono essere queste. Allora, quante volte negli ultimi 12 mesi, per esempio, hai subito uno degli episodi di violenza di seguito riportati? E gli episodi sono sguardi insistenti o commenti per cui ti sei sentita minacciata, contatto fisico, abbracci o baci indesiderati, commenti invadenti sul tuo aspetto fisico che ti hanno offesa, richieste di appuntamento inopportune, avanzi inopportune e offensive, e così via, ok? E poi è più dettagliato. Allora, si sa da altre indagini, ma anche dalla FRA, che le molestie sessuali sono più diffuse, sono generalmente diffuse, diciamo, nei luoghi pubblici, per così dire, ma il luogo pubblico per eccellenza nel posto di lavoro. E, appunto, bisogna tenere questo presente, perché il risultato che otteniamo è che, al contrario di quanto succede per la violenza domestica, quando si va a guardare le molestie sessuali, in realtà c'è una qualche evidenza, non è fortissima, ma c'è, che sono più frequenti laddove le donne sono più emancipate. E in sostanza, per dare una rappresentazione spaziale della violenza, come se con l'emancipazione delle donne, con il loro venire fuori dalla casa, con il loro lavorare, con il loro assumere incarichi pubblici e così via, la violenza si fosse spostata, diciamo, dalla sfera domestica alla sfera pubblica. Ovviamente è anche, e forse per fortuna, cambiata come tipo, perché le molestie sessuali non sono la violenza sessuale vera e propria, ok? Poi, qui ci sono giudizi di valore, uno le può ritenere più o meno gravi, ma sono cose comunque diverse, ok? Allora, appunto, questo risultato fa un pochino pensare, però, detto questo, vorrei anche precisare che, a mio avviso, la parte sulle molestie sessuali nell'indagine FRA non è quella più solida. Questo a mio avviso e avviso anche dei ricercatori Elisa Ticci e Gianni Betti con cui ho lavorato. Quindi su questo secondo risultato, come dire, non ci metterei le mani sul fuoco, mentre sono molto più tranquilla sul risultato che riguarda la diminuzione della violenza domestica nei paesi laddove la donna, in qualche gli indici di emancipazione, di eguaglianza di genere sono maggiori. Ok? Aspettiamo allora magari un vostro lavoro ulteriore proprio su questo argomento, magari. Per questo bisognerà, sì certo, beh, stiamo già lavorando in questo senso, però la speranza è che questa indagine è stata fatta nel 2012, l'Eurostat sta lavorando a replicarla, quindi sarà molto importante vedere i prossimi dati, confermano quelli iniziali, diciamo il prototipo, no? E soprattutto spero che venga migliorata la sezione sulle molestie. Perché questo? Perché le molestie possono essere un vero problema sul luogo del lavoro,
perché possono per esempio determinare esiti di carriera, esiti di impiego. A volte le donne, per diciamo la reazione che hanno alle molestie sessuali, è di cambiare lavoro, ma magari cambiare lavoro, come dire, ha dei costi, sono più lontane da casa, perdono l'esperienza e fanno meno carriera, ci rimettono in salario, e così via. Sì, proprio di questo abbiamo parlato prima con la professoressa Bianchi, quindi. Esattamente, quindi non ho bisogno di dilungarmi su questo, direi. Allora, io vedo qui una domanda del pubblico che fa riferimento al questionario del FRA. E Andrea ci chiede, tra le forme di violenza domestica che portano poi alla violenza sulle donne, c'è anche la violenza sugli animali domestici. Questa variabile viene considerata nella ricerca? No, la Ok. ricerca è molto specifica ed è la violenza sulle donne. Ok, Perfetto. punto. E dunque, abbiamo parlato di violenza domestica, abbiamo parlato di molestie. Questo periodo storico che stiamo vivendo è molto particolare. E dunque, stando più naturalmente chiusi in casa, quello che ci si potrebbe chiedere è: possiamo dire che sono insorti dei mutamenti riguardo alla violenza domestica durante questi tempi di quarantena? Diciamo che le notizie non sono certe, ma non sono positive. Allora, ci sono due tipi di, diciamo, notizie, perché molto spesso le fonti sono associazioni che poi si rivolgono alla stampa, non è che non ci sono ancora studi compiuti, non ci possono essere, oppure sono rilevazioni delle denunce che vengono fatte alle forze dell'ordine, ok? E quindi studi, ovviamente siamo ancora nel mezzo, però in tutti, praticamente tutti i paesi dove c'è stato un lockdown, c'è stata una segnalazione di aumentato rischio di violenza domestica. Questo era, come dire, un po' previsto. Si sa che, come dire, confinare, no? Delle persone in uno stesso spazio, quando ci sono delle tensioni, può acuire le tensioni. Quindi una partner che appunto vive con un partner potenzialmente violento, beh, diciamo il periodo di lockdown potrebbe acuire gli episodi di violenza. È stato così? Ripeto, ci sono due tipi di evidenza. Allora, praticamente in tutti i paesi si le associazioni che sono in contatto con le donne che sono esposte al rischio della violenza in qualche maniera, oppure quelle associazioni che gestiscono i famosi numeri a cui si telefona se no, per quando si ha bisogno di aiuto in sostanza nell'emergenza, no? E si è a rischio appunto di violenza. Ecco, tutte queste organizzazioni in qualche modo segnalano un aumento delle richieste di aiuto e in particolare c'è stato apparentemente un aumento delle richieste di aiuto telefonico, quindi un aumento della frequenza delle telefonate a questi numeri dedicati appunto alla violenza domestica. E questo è, ripeto, una cosa che pare sia successo dovunque. Quindi qualcosa deve essere vero. Ripeto, dall'Asia agli Stati Uniti, all'Italia, alla Gran Bretagna, dovunque. C'è un altro tipo di evidenza, diciamo più istituzionale, che qui in Italia è stata fornita dal ministro dell'Interno, anzi dalla ministra dell'Interno, la Lamorgese. E negli USA è stata diffusa dal corrispettivo, diciamo, ministro dell'Interno. E secondo queste fonti, quindi sono fonti ufficiali da questo punto di vista, quello che è successo durante, quello che sta succedendo, perché non abbiamo ancora finito, siamo tutti ancora in quarantena, che sta succedendo durante la quarantena è che c'è un calo notevolissimo
della denuncia di tutta una serie di crimini. Il calo delle denunce per quanto riguarda la violenza domestica è invece molto minore. Quindi diciamo che se prendiamo la fonte denunce, c'è stato qualcosa di non esattamente positivo, perché le uniche denunce che non sono calate abbastanza sono quelle sulla violenza domestica. Però questa fonte, le denunce, non necessariamente misura l'effettiva incidenza degli episodi di violenza, perché non è noto che molti episodi di violenza, soprattutto domestica, non vengono denunciati alle forze dell'ordine. Okay? Quindi da questo punto di vista forse fa più fede il fatto che siano aumentate le richieste di aiuto alle associazioni e ai numeri dedicati. Io coglierei l'occasione per ripetere di nuovo i numeri da contattare, 1522 attivo 24 ore su 24, gratuito, e è possibile anche scaricare l'applicazione sempre omonima, 1522 Apple Store e anche Play Store. Dunque, siamo in dirittura d'arrivo, come si suol dire, dobbiamo passare il testimone a Ciclomaggio e Iuredio. Ci sono moltissime domande che le sono state fatte negli ultimi minuti. Io inviterei queste persone, perché non possiamo leggerle tutte, magari a scriverci un messaggio privato sul canale Usiena Campus, e magari noi riusciremo poi a proporle ai professori e ne pubblicheremo poi le risposte, perché l'argomento è vasto e non riusciamo a rispondere a tutti. Magari ne leggo giusto una. Mattia chiede: ma l'aumento del rischio relativo alla pandemia e quindi alla violenza domestica si è tradotto in triste realtà? Ci sono già dei dati in proposito? È quello che ho detto, gli unici dati, che però appunto non sono dati scientifici, sono dati, come dire, occasionali, ecco, è il fatto che nella maggior parte dei paesi... Mi sentite? Perché c'è qualcosa? Sì, io l'ho detto. Sì? Ok, perché hai cambiato il suono. Allora, nella maggior parte dei paesi sono aumentate le segnalazioni di episodi, segnalazioni che sono avvenute tramite le donne che chiedevano assistenza ai numeri dedicati o si rivolgevano direttamente alle associazioni. Quindi questa evidenza c'è, ma non è che sia stata quantificata se non rispetto a quella determinata città, a quel determinato paese, forse nemmeno a quel determinato paese, a quella determinata associazione. Insomma, sono ancora numeri infieri praticamente, però questa evidenza già c'è. Quindi è il fatto che, anche se prendiamo le fonti più ufficiali di questo mondo e teniamo conto del fatto che la violenza generalmente non è frequentemente quella domestica non è riportata, abbiamo il dato che c'è un calo minore per questo tipo di reati che per moltissimi altri reati. Quindi direi che l'evidenza c'è, non possiamo ancora tradurla in numeri certi. Ok, allora io concluderei questa nostra chiacchierata con i consigli di lettura che chiediamo a tutti i nostri ospiti. Allora, ok, mi è partito il mi sentite? Perché ora c'è qualche problema, vai e viene. Perfetto, benissimo. Allora, io ho sentito i colleghi che hanno già dato moltissimi consigli di lettura sociologica, quindi credo abbastanza, come dire, universale, nel senso che non richiede tecniche, conoscenza di tecniche specifiche o altre. Mi permetto a questo punto di dare una lettura sempre generale, sempre per tutti, che però ha a che fare con la storia. Perché io credo che sia, io nemmeno conosco queste ricercatrici, so che però è un buon libro, innanzitutto lo nomino, ed è un libro di curato, quindi insomma una serie di, una curatela, una serie di articoli. Le curatrici si chiamano Simona Feci e Laura Schettini. Il libro è del 2017.
2007 e è un libro di storia, si chiama La violenza contro le donne nella storia, secoli dal XV al XXI. L'editrice è Viella. E questo, io credo che guardare alla storia da questo punto di vista sia molto importante, perché uno si chiede, per esempio, se ho ancora 2 minuti, forse uno, si chiede, ma perché c'è questa asimmetria di genere? Ovvero, perché sono gli uomini che, diciamo, picchiano le donne, diciamo, picchiano, per dire, tutto il resto, ovviamente, no? E non il contrario. Allora, uno può dire semplicemente, ma certo, è una questione di violenza fisica. Sì, certo, in origine può darsi, nessuno può negare che ci sia questo. Però il problema è che qualunque sia stata, anche se la violenza fisica fosse l'origine, la differenza di differenza di forza fisica fra uomini e donne, se questa fosse all'origine di questa asimmetria, in realtà, se questa asimmetria non fosse stata codificata, beh, ci sarebbero almeno parecchi casi di donnone, magari partner di uomini più fragili, e almeno di quelli sentiremo parlare. Non è così. Perché? Perché qualunque sia, diciamo, la radice biologica, se c'è, della violenza, e probabilmente c'è, il problema è che è stata codificata come un diritto degli uomini. E se si va a vedere queste cose storiche, c'è, cioè, per esempio una storia del 600 di un benestante del 600 che ha picchiato duramente e poi confinato la donna nelle sue stanze, perché la donna aveva avuto l'ardire di penetrare nei suoi appartamenti e scoprire che aveva un amante. Ora, il problema è che la legge permetteva a questo signore di picchiare la donna per correggerla. I maschi avevano questa potestà, era parte del diritto di famiglia di allora, per così dire, chiamiamoli diritto di famiglia. Allora, andare a vedere questa cosa nella storia significa trovare le radici di qualcosa che non solo è molto antico, ma è molto antico ed è durato perché è stato codificato, è stato difeso dalle leggi, oltre che dalle abitudini. Pensiamo poi al diritto d'onore che è stato abolito in Italia solo nel dopoguerra, insomma sappiamo tutte queste cose. Quindi ho pensato che la storia fosse importante. Quindi leggetevi questo libro, poi dopo io non ho il coraggio di consigliare l'articolo che abbiamo fatto sviluppando questa nuova tecnica e facendo il confronto, diciamo, con l'articolo originario. È in inglese ed è un po' tecnico. Però se i ragazzi che ci stanno seguendo, e i non ragazzi, diciamo i ragazzi in generale di qualsiasi età, e le ragazze che ci stanno seguendo, no, hanno pazienza, sta per uscire un contributo mio e dei miei coautori in italiano, senza troppe formule, leggibile, e sta uscendo nella rivista Rassegna Italiana di Sociologia. Il numero 1 del 2020 avrà questo articolo. Non è uscito, io ve lo darei volentieri, ma per ragioni di copyright non posso, e quindi vi posso solo invitare di andarlo a leggerlo quando esce, e lì troverete tutte le discussioni che abbiamo fatto, i ragionamenti sul rapporto tra eguaglianza di genere e violenza, su come si misura e così via, però a livello accessibile anche a chi non padroneggia tecniche statistiche o altro. Perfetto, io la ringrazio molto per questi consigli. Tra l'altro il nostro sistema universitario ha messo a disposizione moltissimi servizi per scaricare paper, quindi
forse, se abbiamo fortuna, anche il suo rientrerà tra questi. Io ringrazio tutti gli ospiti che hanno partecipato a questa maratona sul genere. Li ricordo tutti in ordine di apparizione: la professoressa Bianchi, il professor Cyrus Rinaldi dell'Università di Palermo, la professoressa qui presente Francesca Bettio. Grazie a tutti voi per aver voluto partecipare alla nostra iniziativa anche in questa giornata festiva. Ringrazio tutti voi che avete partecipato, vi invito, in caso ve lo foste persi, a recuperare le live precedenti sia su Siena Campus che qui sul profilo di Unisiena. Vi ricordo che la maratona continua sui profili Instagram di Ciclomaggio e Uredio con Natasha Maesi e Jacopo Romano del collettivo Ciclomaggio per parlare di pandemia e comunità LGBT+. Grazie a tutti e a tutte, io vi do appuntamento a domani con Virtual Studium alle 17 con il professor Gianmaria Milani che ci parlerà delle risposte dei paesi europei al coronavirus. Grazie di nuovo alla professoressa Bettio e buona serata a tutti. Buona serata a voi, arrivederci, anzi a risentirci. Arrivederci.